Arte, gioventù e bellezza, 100 bambini che reinterpretano a modo loro le opere del celebre pittore barlettano Giuseppe De Nittis, succede a Palazzo della Marra, dove nella prima domenica del mese i giovani alunni del settimo circolo didattico Giovanni Paolo II hanno fatto rivivere i quadri di uno dei maggiori esponenti dell'impressionismo italiano, morto in Francia a soli 38 anni nel 1884. La dimensione teatrale della danza, la fusione tra pittura e musica nella splendida cornice di Palazzo della Marra hanno creato il fil rouge della rappresentazione, facendo rivivere le atmosfere ottocentesche. Il risultato? Veri e propri quadri danzanti, interpretati dai bambini in uno spettacolo mai visto e di grande impatto emotivo. Le scelte scenografiche e il pathos musicale dei brani di Bach, Rossini e Brahms hanno costituito le trame di un'esperienza didattico-musicale unica. Piccoli ciceroni e pittori in erba, cimentandosi dal vivo, hanno consentito di dare unità ed armonia alla manifestazione, un progetto che ha consentito di ricordare l'artista e di viverlo attraverso l'osmosi tra danza, musica e tecniche pittoriche, rendendo l'arte fruibile in una visione aperta al futuro e incuriosendo le nuove generazioni sulla personalità e le opere di Giuseppe De Nittis.